Cari amici, faremo un altro piccolo video Una per breve escursione. rallegrare le vostre orecchie. La parola a Orazio. Allora, diciamo, il tema che vorrei proporre adesso è perché il trattamento double face con Putin e Netanyahu. Prosegui. No, è semplicissimo, cioè perché viene condannato il fatto di esistere a Putin, non tanto le azioni, perché non c'è niente da condannare nelle azioni di Putin, ma condannano la sua stessa presenza in esistenza, in esistenza. Certo, e quello è la vecchia tecnica, è la vecchia tecnica. Condannano uno solo per il fatto che è vivo, che esiste. Esattamente, perché no, i preti hanno sempre fatto così. Esatto, ci voleva arrivare. E invece c'è dall'altro verso un signor Netanyahu che ha la faccia dei 14.000 bambini ammazzati, non so se avete letto di un bambino, di una bambina ammazzata con 350 colpi di Kalashnikov, anzi di AF-15, AR-15. E quindi questo per dire che c'è sempre il solito gioco dei due pesi e due misure. Ed è questa la condanna dell'umanità, cioè non rendersi capace, rendersi conto della disparità di misurazione dell'individuo, di valorizzazione dell'individuo, a seconda se è amico loro, o della etnia loro, o di un'altra etnia qualunque sia. Non ha importanza che sei, quello che conta è che sei. Sei con me, sei un angelo puro, esente da peccato. Se sei contro di me, sei il diavolo in persona. Non E a questa è una caso grande il diavolo mistificazione. l'hanno inventato loro, perché prima non esisteva. Anche nella liturgia del mitraismo, tanto per dire che è più affine e da cui hanno rubato tutto e di più dei concetti essenziali. I cristiani, anche in quel caso, comunque non esisteva. Non è, allora, nel mitraismo esistono 7 gradi di iniziazione, in cui c'erano tutta una serie di personaggi che chi Che vuole se simboleggiano. li va a vedere, fino a che arriva al massimo grado, ma non esiste una contrapposizione altrettanto, diciamo, vincente, forte, in contrapposizione al settimo grado di iniziazione, cioè non esiste il diavolo, ecco. E invece i cari cristiani hanno inventato il diavolo, anche perché nella cultura ebraica antica non esiste neanche lì, esiste esiste l'angelo Sterminatore. sterminatore, l'angelo Lucifero, ma che porta la luce, non che porta nell'Ade. Ecco, vai, seguita te, ho No, detto tutto. va bene, io mi limito ad illustrare un altro libro molto importante. Il libro è questo. Questo libro serve anche per spiegare quello che ha detto Orazio adesso. Il ruolo fondamentale della religione per tenere sotto controllo l'umanità. E come lo fa? Con la creazione del nemico. Ecco come funziona. Dice, ma allora nel caso in cui voi volete controllare in assenza di nemico, no, il nemico c'è sempre, perché c'è la malattia, perché c'è l'infezione, C'è il perché c'è virus, lì, c'è il virus, il c'è virus. il contagio. Queste sono le Allora cose che abbiamo bisogna inventato noi sapere. il virus, il concetto, la parola, però poi dopo si chiama virus Esattamente. assecondare il padrone. Esattamente. Bisogna sempre assecondare il padrone.
Leggiamo il capitolo 18 di questo importante testo e poi capirete perché. Buongiorno amici, trasmetteremo oggi e domani due recenti interventi dell'interessante esposizione del filosofo Diego Fusaro, che è questo, che non mi piace affatto, va bene, è un doppio giochista nato, vabbè, non è molto attaccato al denaro. Non è detto, quando uno esprime la sua opinione, quella resta. I doppio giochisti sono quelli che operano in politica, ma uno che scrive dei libri esprime il suo pensiero in maniera tale per cui viene identificato fra 50 secoli come colui che ha scritto questi concetti. Sì, ma se dopo 10 minuti cambia opinione... Ma lui non la cambia, non può cambiare se è roba scritta. Allora, Diego Fusaro, con la sua disquisizione, ci aiuta a comprendere più nel dettaglio come viene esercitato il controllo da parte di una certa elite. Partiamo con la prima. Così ebbe ad affermare uno dei più grandi miliardari del pianeta. La lotta di classe esiste e la sta vincendo la mia classe. Aveva ragione ad affermare questa nuova ed inedita forma di lotta di classe, perché effettivamente dopo il 1989 la lotta di classe non è venuta meno, semplicemente si è ridisposta nella forma di un massacro di classe cui il polo del signore sta letteralmente distruggendo il polo del servo. Uso qui la dialettica servo-signore presa in prestito da Hegel, perché in effetti il signore sta facendo la lotta di classe oggi nella forma che Christopher Lasch già negli anni 90 qualificava nei termini di ribellione dell'elite. Noi abbiamo già fatto vedere questo libro qua prima, eccolo qua, La ribellione delle masse, ma c'è chi ha captato esattamente il contrario e ha scritto il libro La ribellione dell'elite. Non scordiamoci che nell'82 ci fu quella manifestazione di massa dei tuoi colleghi e anche colleghi della Fiat, della classe, della classe media, dell'intelligenza. Sì. Carlo, sono riusciti poi a bloccare completamente tutto. Come si chiamava? La marcia dei 40.000 quadri. Bravo. Che adesso cercano di mostrificarlo ancora, perché li chiamano impiegati, li chiamano dirigenti. In realtà sono quadri, i professionisti dipendenti. Siamo quadri, io ero quadro. Non quadrato. No, perché chi nasce quadrato non muore tondo. È pure. Ma inteso come quadrato, non quadro. Certo, come quello diceva, cioè i coglioni quadrati. Il signore che si era liberato nell'89 del colosso sovietico sta ora lottando per riappropriarsi di ciò che il servo era riuscito a conquistare mediante il conflitto. Il servo della gleba. Certo. Il servo ideologico. Ma i conflitti della gleba del 1890-1905. Sì, la dialettica, signore, se noi la poniamo in questi termini qui, il riferimento ovviamente a Diego Fusaro, ecco, che è un marxista. Diego Fusaro nasce hegeliano marxista e come tale porta alle estreme conseguenze il discorso marxiano, che non è quello dei comunisti, quello è la cosa più interessante, come il suo maestro, che disgraziatamente è morto relativamente giovane,
che si chiamava Costanzo Preve, un uomo che io ho conosciuto e apprezzato. Ecco, per comprendere al meglio questa ribellione dell'élite, questa forma di offensiva contro il servo, condotta da questa nuova élite neo-oligarca, nel quadro dell'odierna rifeudalizzazione dei rapporti sociali nel mondo. Su questo post, perfettamente d'accordo su tutto. Post 1989. Non vi è modo migliore di guardare a questo gruppo specifico detto gruppo Bilderberg, che rappresenta e incarna l'essenza della nuova élite neo-oligarchica, il famoso per 1% della posizione mondiale contro il 99% corrispondente invece al servo, alla massa precarizzata, post-borghese, post-proletaria e ultra-flessibile, cioè tale da racchiudere al proprio interno le vecchie masse proletarie insieme alla vecchia classe media borghese, anch'essa precipitata, ex classe proletarizzata, media. Certo. E anch'essa precipitata mediante la precarietà nella nuova plebe postmoderna e neofeudale. Importante questi concetti. Certo, giusto. Allora, perché giusto. Leggiamo queste cose? E lo diciamo ai nostri amici. No, questo è antico come concetto, ma è ancora più grave la situazione di quanto descritta qua. Sì, vabbè, ma è chiaro, comunque qui riferimento al Bilderberg. Certo. Allora il Bilderberg è già stato superato, perché è stato superato... l'intelligenza artificiale. No, appunto. Ma la competizione dell'intelligenza artificiale. Sì, ma l'intelligenza artificiale è stata preconizzata da che cosa? Dal gruppo di... del paesino della Svizzera. Sì, sì, Bilderberg. No, il Bilderberg è questo. Ah, sì, scusa. Vabbè, mi viene in mente. Non me lo ricordo. E non mi viene in mente. Il gruppo... Bilderberg è... il gruppo di ideato... da Klaus Schwab. Il gruppo è quello. Ho capito, non viene. È il gruppo di Davos. Ah, Davos. Beh, Davos non è un paesino tanto grande, è però importante. Eh beh, certo. È un grande centro turistico. Bilderberg è l'albergo. È l'albergo. Davos è la cittadina. Esatto. Ecco, il gruppo Bilderberg, che cos'è in concreto? Non dobbiamo cedere a facili complottismi. Il gruppo Bilderberg non è una setta, non è un gruppo chiuso, è piuttosto, potremmo dir così, come anche ha mostrato Estulin, che io conobbi quando venne a Roma a presentarsi il suo libro dedicato al gruppo Bilderberg, è pubblicato dalle edizioni Macro, in un suo importante libro dedicato al gruppo Bilderberg. Corrisponde essenzialmente a una rete di interessi economici finanziari internazionali. Il gruppo Bilderberg in particolare corrisponde all'incontro annuale che i potenti della nuova elite, l'1% di cui dicevo prima, fanno annualmente, un incontro annuale che si svolge in un luogo a cui non è possibile accedere alla massa precarizzata e ove neppure i giornalisti, la stampa e gli intellettuali sono ammessi, salvo naturalmente quelli foraggiati direttamente dallo stesso gruppo Bilderberg. Si chiama gruppo Bilderberg dal nome dell'hotel in cui si riunì per la prima volta in Olanda nel 1954, nell'hotel Bilderberg, appunto, e rappresenta, come dicevo, gli interessi finanziari dell'élite mondiale
che dopo il 1989 sta effettivamente reggendo il mondo, ponendo in essere quello che viene usualmente detto il nuovo ordine mondiale, e qui nasce il mondialismo, perché è fatto da loro signori, che altro non è se non il rapporto di classe mondializzato. No, ci sono anche altri due gruppi che vengono mai nominati, che sono il gruppo del 300, sì, e il gruppo del Club di Roma, esattamente, che guarda caso viene fatto a Roma, esatto, nel 1958, no, prima 54, 55. prima. Ah, 53. Il Club di Roma è un club che vuole futurizzare, però nell'interesse di loro signori, cioè quello che oggi è diventato palese a tutti. All'epoca stavano gettando le prime basi di carattere terroristico, perché il terrorismo, certo, è la base del potere. Sì, il terrorismo programmato. Sì, terrorismo programmato, e il terrorismo con un'immagine del futuro di carattere catastrofica. Altro non è se non il rapporto di classe mondializzato nel mondo post 1989, ove in assenza del comunismo storico il rapporto di classe capitalistico sta letteralmente invadendo il mondo nella forma appunto di un nuovo ordine mondiale gestito da questa elite, che altro non sono se non le maschere di carattere, direbbe Marx, del capitale transnazionale e finanziario. E quindi supera anche il nazionalismo. Ecco perché noi siamo nazionalisti, perché il nazionalismo è il riconoscimento di sé e degli altri. Esattamente, ed è l'unica vera barriera nei confronti della mondializzazione. Ecco questa nuova elite, che potremmo anche chiamare una internazionale liberal finanziaria, l'unica internazionale. Io c'è il discorso che ha fatto Fusaro, ma è tutto Fusaro questo che dice queste cose qua? Questo prende lo spunto da quello che scrive Fusaro, ma ce l'abbiamo qui, in questo libro qui ce l'abbiamo. Pensare altrimenti, vedi, ha come proprio cardine ideologico un duplice plesso teorico, che è dato per un verso dall'internazionalismo e per un altro verso dalla liberalizzazione integrale in nome del Vangelo della competitività. Internalizzazione significa destrutturazione integrale senza riserve di tutti i residui stati sovrani nazionali. Qui il punto è essenziale. Perché è importante il nazionalismo? Perché è importante lo Stato nazionale? Perché riconosce valore al popolo, non in quanto servo o speculatore finanziario, ma in quanto carnalmente, fraternamente, possiamo dire, perché non vorrei citare un partito politico, ma l'idea di Fratelli d'Italia, che poi tra l'altro è un'idea che risale alla Repubblica Romana del 1849, quest'idea del popolo come fratelli contro l'antipopolo, che nega la nazionalità perché è mondialista e vuol fare la speculazione mondiale, questa è l'essenza che è rimasta ancora. Ma gli sta dicendo male, perché i, sì, dati di oggi, borsa in Cina è crollata dell'8% oggi. Stanno fallendo. Eh no, perché la gente non c'ha più soldi per comprare in giro per il mondo, certo, e quindi loro non vendono più un cazzo, e quindi siccome devono fare, adesso la Xiaomi, la fabbrica questa qua, ha annunciato ieri la nascita della prima fabbrica completamente artificiale, senza manco un operaio, certo, senza un tecnico. In Cina? Sì, produce uno di questi al secondo. Al secondo? Sì. Queste sono le cose che noi dobbiamo sapere.
e dobbiamo anche sapere che ci dobbiamo difendere. Questa è la difesa. Vai avanti, finisci. No, è finito. No, il marxismo è superato proprio da questo. Varie volte, non perché, una volta solo. Perché il marxismo cosa faceva? Era mondialista. Oh, da una parte era mondialista, dall'altra... era quella la vera origine della Sovietica. Sì, esattamente. E vedeva non la ribellione dei popoli in quanto popoli, ma la ribellione di un ipotetico lavoratore di cui ribellione è stata superata adesso, perché il lavoratore in quanto tale può essere superato dal lavoratore automatico, mentre la nazionalità è carnale, e queste sono le cose che noi dobbiamo dire. La nazione è popolo, è umanità. Ecco perché, con questo concludiamo il nostro discorso, ecco perché questa elite finanziarizzata mira a destrutturare insieme con lo Stato sovrano nazionale. Qui nasce la sovranità, perché è impossibile pensare a uno Stato che è sovrano e che ha come cittadini i robot. Quindi è lì il punto essenziale. Non questo solo, ma i produttori del valore economico delle macchine, non più uomo, non più responsabilità umana, ma responsabilità della macchina che non risponde a nessuno. Esattamente, l'uomo contro la macchina. No, the cage of the machine. Esattamente. Il grande film di... Non mi ricordo più. Di... Il grande film Metropolis. Ah, sì, giusto. Affinché l'economia... Del 1908. No, 1912. 12. Ecco perché questa elite finanziarizzata mira a destrutturare insieme con lo Stato sovrano nazionale, democratico, il primato della politica sull'economia, affinché l'economia spoliticizzata possa muoversi come i flussi della finanza e la volatilizzazione dei capitali senza confini, senza barriere, senza stati sovrani nazionali che pongano in essere il primato della politica e dunque la tutela dei diritti delle comunità nazionali. Quindi con questo noi concludiamo il nostro discorso, sperando di essere stati chiari. Quindi nazionalisti, non froci. No, non ancora froci. Eterosessuali. Sì, sempre. Atei. Sì. Anarchici, non so, certo, e estimatori del sesso. E poi? E fedeli a Priapo. Solon. Laudetur Priapus. È stata meglio questa di quella di prima, eh? Sì. Allora.